fare la sua presentazione. Allora, qui abbiamo come quarto intervento Manuela Caramagna, direi, dell'Università di Torino, che ci presenta un lavoro dal titolo L'integrazione delle componenti multimediale in un corso online, approcci e risultati. Grazie, buongiorno a tutti, sono Manuela Caramagna, lavoro appunto per l'Università degli Studi di Torino, una direzione sistemi informativi e portale di Ateneo. Innanzitutto vi inquadro un attimo i numeri dell'Università di Torino, che è appunto uno dei mega atenei italiani. Ha sei scuole che coprono praticamente tutto tranne ingegneria e architettura, quindi che appunto spaziano da materie umanistiche a materie scientifiche, 27 dipartimenti, circa 70.000 studenti e comunque 5.000 tra docenti e personale tecnico-amministrativo. Quali sono le componenti tecniche e tecnologiche che entrano in gioco nell'erogazione della didattica online? Al centro ho messo Moodle, che è la nostra piattaforma di learning di Ateneo, ce n'è una a disposizione per ogni dipartimento. L'autenticazione avviene in single sign-on tramite Shibboleth. Ci sono dei server di streaming. Utilizziamo le piattaforme di collaboration WebEx Cisco. C'è il vecchio, però diciamo, lo vedremo, il vecchio registratore MP3 per i podcast, un sistema fornito da Cineca per la registrazione principalmente delle lezioni che si chiama L2L, Live to Learning, e la nostra piattaforma di web TV che si chiama Unito Media. Partiamo dal più vecchio, i podcast. Noi nel 2009 ci è venuto il dubbio, cioè se lo studente va a lezione e registra il docente con il proprio lettore MP3, perché non fornire noi centralmente un registratore MP3 ai docenti che lo richiedono per farle registrare da lui stesso le lezioni e quindi renderle disponibili non solo allo studente, quello che si è portato il registratore e ha registrato la lezione, ma a tutti gli studenti che appunto si collegavano al corso online. Quindi sono stati distribuiti 100 registratori, non tutti nel 2009, però diciamo nell'arco di, facciamo 2-3 anni, sono stati distribuiti questi 100 registratori a docenti che ne facevano richiesta. Quali potrebbero essere i vantaggi? Quali sono stati i vantaggi? La possibilità appunto per lo studente di sentirsi più volte la lezione e in più magari venire incontro a studenti con specifiche disabilità che erano aiutati nell'ascoltare la lezione senza magari appunto dover leggere delle slide. Un altro strumento utilizzato è il server di streaming. Noi forniamo a ciascuna struttura che richiede la gestione della piattaforma Moodle del dipartimento uno spazio con delle credenziali dedicate su server di streaming, con nessuna limitazione, cioè possono inserire tutto il materiale che vogliono, non hanno una limitazione di spazio. Per cosa sono stati usati? Sono stati caricati, vediamo poi dopo i numeri, un gran numero di registrazioni su questi server e sono stati utilizzati, ad esempio, in base al confronto che abbiamo avuto con alcuni docenti, spesso per riprendere delle attività che sono sempre uguali all'interno dell'attività didattica. Ad esempio, faccio vedere agli studenti come montare una strumentazione di laboratorio. E magari c'è lo studente più dietro, c'è la folla, non si capisce, c'è brusio. Invece così lo riprendo e lo studente lo vedrà sempre perfetto, sempre in prima fila, senza nessun disturbo esterno. Dicevamo, la nostra piattaforma di web TV, che è appunto si chiama Unito Media, il canale multimediale di Ateneo, e viene utilizzata per sia la parte live, quindi sia lo streaming live di alcuni eventi, l'inaugurazione dell'anno accademico, piuttosto che determinati convegni,
sia per la registrazione e la messa a disposizione di o tutto il popolo di internet, quindi una registrazione pubblica, oppure solo gli utenti dell'Università di Torino, docenti, studenti e personale tecnico. Lo strumento che abbiamo utilizzato per le videoregistrazioni è una strumentazione che è fornita dal consorzio interuniversitario Cineca già da alcuni anni. Noi abbiamo già un gran numero di postazioni, le postazioni possono essere o in versione full, quindi che richiedono diciamo, l'installazione in un'aula, quindi c'è un PC come se fosse questo, una telecamera esterna, un microfono. Altrimenti, e sono state molto più apprezzate proprio perché appunto la strumentazione full richiedeva anche una custodia, perché ovviamente io non posso lasciarla lì in un'aula perché il giorno dopo non ho più la telecamera, giusto così per dirlo. Invece sono state molto più apprezzate perché portatili, le strumentazioni light, cioè un portatile, semplicissimo portatile, solo un pochino diciamo performante, con il microfono integrato oppure esterno e la webcam del portatile. Queste registrazioni potevano essere anche post prodotte e poi pubblicate direttamente su Moodle. Cosa è stata utilizzata invece per la collaboration anche live tra docenti e studenti? Il prodotto di WebEx, il prodotto appunto di Cisco WebEx, in particolare il modulo per i meeting. Questo favoriva appunto, dicevamo, la collaborazione e l'attività con gli studenti ed è stato utilizzato ad esempio nel caso di ricevimenti online piuttosto che incontri per ripassare alcuni concetti, piuttosto che appunto una sessione in cui il docente spiegava degli esercizi e appunto riceveva il feedback da parte degli studenti stessi. Forse la parte più interessante di questa presentazione sono i numeri. Dicevamo, sono stati registrati tutti i 100 registratori MP3. Ci sono più di 5.000 filmati sui server di streaming. Vi faccio solo una precisazione. Su questi 5.000 filmati sono anche presenti quelli che sono erogati tramite il canale multimediale dell'università. Quindi comunque non tutti sono dedicati alla didattica. Invece ci sono 156 sessioni di virtual room pubblicate su piattaforme Moodle, quindi ci sono state 156 occasioni in cui lo studente si è incontrato con i docenti, e più di 7.500 registrazioni con la strumentazione L2L pubblicate in piattaforma, quindi non tutte quelle che sono state registrate perché ci sono anche le prove, ci sono magari delle cose che ho registrato e poi non ho mai messo, queste sono tutte pubblicate. Se, adesso non so se si vede benissimo, comunque se vedete il trend, nell'ultimo anno si è incrementato molto, cioè è stato un incremento di circa 2100 registrazioni nell'ultimo anno. Questo perché è arrivato la spinta di quello che dicevamo prima, della programmazione triennale del Ministero. Quindi ci sono stati, nella programmazione ministeriale, sono stati proposti due corsi di studio interamente in teledidattica e 7 corsi blended. Quindi va da sé che la strumentazione è stata maggiormente utilizzata. Questo è un po' vecchio di alcuni anni, però i concetti credo che siano ancora validi. Abbiamo fatto anche un sondaggio con gli studenti sull'effettivo gradimento di queste videoregistrazioni, perché spesso magari vengono fatte delle iniziative e poi dice ma lo studente piace, cioè perché si collega a vedere il video? Quasi il 90% dei rispondenti ha ritenuto le videoregistrazioni utili, e diciamo in scala, diciamo in ordine di priorità, l'ha ritenuto utile per ascoltare le lezioni, integrare gli appunti, essere supportato nello studio, venire incontro a eventuali assenze, piuttosto che problemi di logistica, una lezione in contemporanea a un'altra, lo studente lavoratore, perché ovviamente non era legato alla presenza fisica a lezione,
appunto in caso di sovrapposizione di corsi oppure carenza strutturale delle aule, soprattutto all'inizio dell'anno ci sono aule strapiene, una trasparenza sull'operato dei docenti, un aiuto per gli studenti disabili e per gli studenti stranieri. Quali sono gli scenari futuri? Come vi dicevamo, avevamo 7 corsi in questa programmazione triennale erogati in modalità blended, 2 in teledidattica, e si sta iniziando a solleticare un po' l'interesse sulla flipped classroom. Ci auguriamo di continuare così. A margine, se non arrivano soldi come quelli della programmazione ministeriale, forse è difficile mantenere questi trend, però va bene iniziare a parlare di questi argomenti. Grazie. Allora, sì, volevo chiedere se ci sono domande. Come sempre, venite qui. Mi scusi se forse mi sono persa al primo pezzo di presentazione, magari non è una cosa che vi aveva detto, non ho visto. Ho visto dal questionario di soddisfazione degli studenti che, un po' come è successo a Pavia, il gradimento dell'iniziativa comunque c'è stato, quindi agli studenti è stato piacevole, è un servizio che loro ritengono utile. Sulla base delle critiche che noi abbiamo ricevuto e di cui parlavo prima e che ci servono per fare re-engineering del progetto, che ci hanno fatto riflettere, d'altra parte invece proprio per gli stessi motivi noi abbiamo avuto la critica dei docenti, lo studente non viene in classe, perché lo studente sa che può trovare la lezione. Io non so con che tempistiche, ecco forse questo l'ho perso, con che tempistiche voi pubblicavate la lezione. Noi la pubblicavamo giusto per cercare di evitare questo gap, perché lo avevamo immaginato, tra l'insoddisfazione del docente e la soddisfazione dello studente, davamo un gap di circa 15 giorni, ma volutamente non la mettevamo subito. Cercavamo un attimino di fare un delay, giusto per non far capire che era una cosa, non vieni il lunedì e il martedì ti trovi la lezione. Voi avete, anche voi, avuto una problematica da parte dei docenti con critiche di questo tipo? Perché non avere lo studente in classe turba. Capisco che per il docente è una cosa che può disturbare. Allora, premetto di non avere proprio il polso direttissimo su questa questione, perché in realtà noi abbiamo un modello organizzativo differente da quello che ho capito, quello che ho inteso del vostro. In realtà noi, come struttura centrale, forniamo l'istrumentazione, il supporto e un'assistenza all'avvio. La registrazione viene fatta poi direttamente nelle strutture, quindi noi abbiamo dei referenti all'interno delle strutture che si occupavano di o seguire il docente, oppure nei casi migliori era il docente stesso che si prendeva la postazione e si faceva la sua registrazione. Quello che posso dire, perché ho parlato recentemente appunto con alcuni docenti, e ad esempio nel caso, però non è il blended, nel caso dei corsi in teledidattica i docenti sono stati molto soddisfatti. Il docente che si portava a casa il portatile, faceva la sua registrazione, la caricava su Moodle aveva lo studente che il giorno dopo era lì, perché questi studenti pagano anche di più rispetto alle tasse, che spingeva per avere la registrazione. Ok, da noi pagano di più quelli in teledidattica, quelli blended invece pagano le tasse come esattamente gli altri. Però varia molto da l'impronta politica che è stata data a livello di dipartimento. Se il direttore del dipartimento era molto convinto di questa opportunità, ha spinto i docenti a farlo. Sì? La lezione che veniva erogata anche in blended. Sì. Era una lezione che poi era la stessa lezione che veniva fruita dalla gente in presenza, o era fatta ad uso e consumo soltanto per l'online? Blended spesso sì. Spesso sì, anche per la presenza, anche quindi. Per la presenza. E non avete riscontrato un calo di numero di studenti? Perché gli studenti sapevano che avrebbero trovato le lezioni online? No, perché non venivano pubblicate immediatamente dopo. E anche per noi, però il professore alla fine del corso si è accorto di avere meno gente in classe. E da noi spesso c'è il problema opposto, nel senso che c'è l'aula sovraffollata.
Sì, c'è un'altra domanda o commento, non so. Anche alla precedente relatrice, il commento è che dunque io a Modena uso da sempre le registrazioni sulla piattaforma Adobe Connect, da sempre, da quando l'abbiamo presa, non so, e le metto a disposizione all'uscita dalla lezione. Non ho il calo degli studenti, ho la reazione opposta degli studenti che quando non riesco a mettere subito dicono ma come? Io non è che avessi proprio preso appunti di tutto e vorrei rivedere un pezzo. Allora, quindi nella mia esperienza di diversi colleghi non c'è stata una relazione tra registrazione, anzi, diciamo, sono più tranquilli e rilassati perché si capisce tutto, sono lì attenti. Tendenzialmente da quest'anno io passerò invece a rafforzare la parte di flipped classroom, cioè proponendo agli studenti i materiali, non video, però tutta la documentazione su quanto presentato e poi usare la classe per fare attività con gli studenti. C'era però una domanda, che è una domanda di fondo che io avevo anche alla collega dell'Università di Pavia. Io capisco che fate i questionari di customer satisfaction e che questi sono i risultati che presentate perché sembra che questo sia il point. Ma io come docente, in una programmazione di un ateneo, mi chiedo, ma questi corsi stanno migliorando le qualità dell'apprendimento? Cioè i nostri studenti imparano poi davvero meglio? Io penso di sì, per molti motivi, perché estendi la possibilità a chi lavora, per esempio, di arrivare. Non lo sapremo mai, però in questo caso qui ci sono dei corsi che venivano fatti precedenti, da quello che ho capito, erano dei corsi non blended, che sono diventati blended. Sarebbe estremamente interessante produrre delle evidenze empiriche nel confronto, per esempio sui risultati di superamento dell'esame. No? Qual era la media? A me ha colpito moltissimo, e chiudo, la presentazione del Gado l'altra mattina, in cui nella presentazione dei risultati dei corsi MOOC faceva vedere come per alcuni specifici corsi i risultati di superamento degli esami erano significativamente diversi. Allora, questo irrobustisce dal punto di vista della presentazione, dell'efficacia di questo tipo di didattica, una maggiore divulgazione. Gli atenei in maniera più consapevole si attrezzano per essere più efficaci. Oh, di questo stiamo parlando. Devo dire che non si è parlato di questo, nel senso che qui lo dico, qui lo nego? No, qui lo dico, qui lo saprete tutti. Si è parlato del fatto che i corsi blended facevano arrivare più soldi all'ateneo e quindi, cioè, il punto erano le maggiori entrate che alcuni atenei avrebbero potuto ricevere per le maggiori tasse pagate, associate. Se sono gratuiti, no, ovviamente. E quindi, mentre la discussione in alcuni contesti è stata una pura discussione di bilancio, cioè ci sta, non ci sta, conviene farlo o non conviene farlo a seconda del numero di studenti e quindi delle entrate, in altri casi secondo me andrebbe invece valorizzato quel profilo. Cioè, stiamo migliorando o no? Ovviamente io penso sì, però magari discutiamo anche di questo, fate vedere anche questi risultati. Io non so, volevo intervenire. Se ce l'avete. No, assolutamente. Molto sinteticamente, perché non voglio togliere posto alla collega di Torino, quello che considero io dell'esperienza avvenuta a Pavia è il primo di una serie di step. Noi abbiamo bisogno di tempo per mettere a punto un modello nuovo, ma è chiaro che se uno non ha expertise, non ha attrezzature, non ha personale, non ha conoscenze, non ha sensibilizzato almeno una volta i professori e fatto loro capire che quello è un primo step, è probabilmente il più banale, ma dopo c'è tutta una serie di altre cose, non si fa niente. Per noi questo è stato il primo step di un percorso, non è certo un punto di destinazione, non è certo un punto di arrivo, è stato l'inizio di un processo. Questo è la risposta mia, o diciamo così, il commento alla collega di Modena e Reggio. Io aggiungo solo una cosa,
da colloqui appunto che ho avuto con però il docente, il presidente del corso di studio del corso in teledidattica, loro hanno lo stesso percorso, quindi lo stesso percorso di amministrazione aziendale in presenza e in teledidattica. Hanno avuto dei risultati migliori in termini di passaggio di esame dal corso di studio in teledidattica. L'obiezione, e mi sento anche di condividerla, è che non sono due gruppi confrontabili, perché sono completamente con target diversi, cioè uno c'è lo studente lavoratore che magari è più motivato e invece dall'altra parte c'è lo studente che frequenta normalmente l'università, quindi non essendo degli insiemi omogenei tra di loro è difficile confrontarli direttamente, però loro hanno notato questa correlazione con migliori passaggi agli esami. Va bene, ringrazio, se ci sono altre domande dobbiamo farle.